Salve ragazzi, buona giornata a tutti. È Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata si discuterà di sovranità monetaria, un argomento molto in voga, dato che ultimamente sono tantissimi i blogger e anche gli esperti in materia che si stanno cimentando su ipotesi circa come uscire indenni dall'area euro. Purtroppo moltissime di queste ipotesi, perlomeno tutte quelle che ho sentito io, hanno di fondo idee che porterebbero l'Italia sì da uscire dall'area euro, però nel farla rientrare in un altro circolo truffaldino esattamente identico a quello in cui si trova adesso. Siccome non è interesse di nessuno che l'Italia finisca in un circolo truffaldino, abbiamo pensato bene di dedicare una nostra puntata radiofonica a questo argomento. A tale proposito, passo la parola al mio collega Domine Dio. Domine Dio, a te la parola. Sì, diciamo che storicamente per quanto riguarda le unità di scambio monetarie, per quanto riguarda la moneta è sempre stata associata tendenzialmente a oro e argento. Come bene, la Ma moneta noi come bene. sappiamo che è stata sempre associata all'argento, però in un periodo dove interi continenti facevano 3-4 milioni di abitanti, la stessa Roma non arrivava a far 200-300 mila abitanti, arrivava a 60 mila. Sì, ma infatti che cosa è successo? Che quando sono arrivati, poi c'è stato dell'aumento della popolazione, si è passato al cosiddetto sistema della moneta cartacea, ovvero sia che la moneta cartacea aveva un preciso corrispettivo in oro. Cioè tu, se noi leggiamo le vecchie banconote, noi scriviamo scritto cambiabile al portatore. Che cosa vuol dire? Che tu volevi recarti nei tempi antichi con quella carta, andare in banca e ti davano l'esatto quantitativo di oro. Diciamo che nei tempi antichi il titolo, ovvero la carta con sulla dicitura, corrispondeva a un deposito in oro custodito in un posto sicuro. Sì, esatto. Poi consideriamo pure Poi, che visto la che carta era anche uno strumento per evitare assalti, perché si trasferiva quella carta che aveva il valore di credito, la nota cartacea da cui deriva la banconota, e si trasferiva da un posto all'altro. Poi alla fine le banche non scambiavano direttamente l'oro, ma tiravano il saldo, e ad esempio una banca aveva il saldo attivo dei trasferimenti, si trasferiva solo quella parte d'oro. E questo creava comunque una movimentazione loro più bassa, e da qui è nata anche la riserva frazionaria che serviva per sopperire alla bassa quantità d'oro presente sul mercato. Ma a questo punto, con l'aumentare, adesso noi possiamo facilmente calcolare che una singola nazione dei giorni d'oggi ha gli abitanti del mondo intero nell'epoca del Medioevo, per cui non è più possibile utilizzare una singola materia di cui, tra le altre cose, la disponibilità non è immensa. Allora, quello che ho anche visto io già nascere come cultore nei paesi dell'est. Nei paesi dell'est io ho visto che, visto anche lo spauracchio che questa carta, ovvero le monete adottate da un giorno all'altro, possono terminare il loro valore intrinseco, perché in realtà è un valore che gli è stato assegnato, ma non è un valore reale, ho visto nascere delle forme di baratto. Tant'è che, per Sì. esempio, ti posso citare un caso che tu magari a te ti è già presente. Io so benissimo che se tu arrivi in Estonia, e in Estonia tu, se hai bisogno dell'imbianchino che ti arriva a casa, ti fa una pitturata alle pareti. Se c'hai i soldi, bene. Se non c'hai i soldi, gli puoi dare anche una bottiglia di vodka. E in questo caso qui, la bottiglia di vodka sta nella macchina, nella ruota del commercio, esattamente come sta la moneta. Non è un segreto che esistono già dei paesi in cui pian pianino si sta soppiantando la moneta per tornare al baratto. Io adesso ho fatto l'esempio della Lettonia, perché la Lettonia è da un anno che ha Sì, adottato l'euro come moneta
ufficiale del Lettonia, paese, Lettonia, sì, però. la Lettonia presto la dottera A, però per dire anche in Lettonia io attualmente ho, siccome mi erano stati regalati 200 litri, 200 litri di vodka per fare i lavori a casa mia, ho pagato gli imbianchini dandogli gli operai, insomma, dandogli 200 litri di vodka. Ecco, vedi, allora non è una Sì, è cosa, vero. un'ipotesi così fantasiosa. Tu mi testimoni, anche per così dire, visto fatto, che in alcuni paesi già la moneta è stata rimpiazzata da dei beni fisici, da dei beni materiali. Sì, dei beni fisici e dei beni materiali, d'altronde questi beni c'è cioè, stato per le popolazioni sappiamo della cintola della spugna l'alcol ha un forte valore che sono disposti a scambiarlo e considerarlo quasi moneta, mentre per la popolazione della cintola del pellegrino sappiamo anche che diciamo, l'essere femminile in quanto teso ha un suo valore, quindi sono disposti a scambiarlo quasi come moneta alla pari. Sappiamo anche in Italia ci sono molte donne che pagano i vari servizi come fisicamente, dandosi anche fisicamente. Diciamo che a questo punto nella cintola della spugna la moneta di scambio effettiva, perché poi è questo che succede, nella cintola della spugna è l'alcol, mentre nella cintola del pellegrino abbiamo già come forma di scambio la prostituzione, perché diciamo Sì. per ottenere qualche cosa a volte non si usa già più la moneta, ma si va ad usare uno strumento che bene o male, anche non potendolo concretizzare, è una forma di scambio più effettiva e più sicura. Sì, esatto, ma sono forme di scambio a cui dalle popolazioni locali ho attribuito valore. La popolazione, facciamo nella cintola del pellegrino, farsi una trombata con un'una è gli attribuito un certo valore. Nella popolazione della cintola della spugna, farsi, ti posso dire, per 3 litri di vodka gli attribuiscono un certo valore. Poi detto anche chiaramente, a me mi risulta che se chiami l'idraulico a casa o quello che è che deve venirti a farti il lavorettino, tu lo paghi, ma se tu lo paghi in moneta, in carta, gli dai solamente una seccatura, perché poi lui deve prendere quei soldi lì, andare in negozio e farsi il cambiare con la vodka. Per cui alla fin fine tu, dandogli direttamente la moneta di scambio principale, ovvero la soluzione alcolica, Sì, rendi esatto, per anche la vita più lui. facile a quello che viene e ti fa il lavoro. Sì, perché per loro sono degli obiettivi, come d'altronde nella cintola del Pellegrino abbiamo delle volte che l'idraulico è pagato con una bella bombata con la moglie del malcapitato, ecco. Ma allora io non riesco a capire come mai in internet c'è ancora gente che spinge, diciamo, a una sua teoria, che vorrebbe vedere l'Italia ritornare alla lira, ovvero o al fiorino, diciamo, una moneta che intrinsecamente non ha nessun valore. Perché c'è ancora, cioè, non si è ancora capito che il problema qual è, che noi dopo che negli anni 60 siamo negli anni con l'uscita dalla parità aurea con il dollaro, siamo passati dalla moneta merce, qual era l'oro, alla moneta a un sistema di crediti, a un sistema di crediti, cioè di cosa il titolo. E molte persone non hanno capito che cosa sta andando in frantumi, è proprio questo sistema di crediti, perché tutto il problema del signoraggio si è generato dopo l'uscita. Invece, secondo me, a livello effettivo d'efficacia, una soluzione di fatto ci sarebbe, e sarebbe anche una soluzione molto, molto vaga, perché. Che cosa a livello di teoria noi abbiamo? Che le varie popolazioni attribuiscono valori diversi in base a questo, al valore di scambio. Per la cintola del pellegrino è la brogna, come dice qualcuno, per la cintola della spugna abbiamo che è l'alcolico fine a se stesso che mi dà in testa e quindi è qualcosa, per altri è cibo. Tuttavia, ricordiamoci che la moneta deve assumere un certo grado di durabilità. Quindi, secondo me, almeno il sistema del gold.
standard dello scambio alla pari con loro, su che cosa sbagliava? Che si concentrava solo su quelle, sulle, sullo scambio fra oro e moneta. In realtà io accumulerei, almeno ognuno Stato dovrebbe accumulare riserve che riguardano anche argento, diamanti, che sono beni durevoli, e poi tutti gli immobili di proprietà dell'amministrazione. Il denaro cartaceo in quel caso potrebbe esistere, ma nel mio schema che cosa abbiamo? Abbiamo che questi sono i beni che lo Stato accumula. Poi che Anche la cosa vodka succede? mi pare non vada male. Sì, per alcuni stati anche la vodka, oppure anche Ah, la... nel senso che se io tengo depositi e depositi di vodka, nel qual caso venissi attaccato, che ne so, dai russi, è chiaro che io mi Beh. aggraderei la loro benevolenza, ovvero riuscirei a corrompere i soldati che mi stanno attaccando, offrendo loro quello che ho e quindi me li girerei Esatto. dalla mia parte. Sì, esatto, quindi io proporrei ad esempio, perché nel mio schema, diciamo, una banca centrale che è monopolista e che fa anche l'unica banca commerciale. Che cosa succede? Che lo Stato mette tutte le riserve, fra cui immobili, tutto quello di cui ha bisogno, tutte, diciamo, le attività che gestisce, tipo immobili o argento, diamanti posseduti dallo Stato, e questi immobili li ipoteca tramite la banca centrale, sempre di proprietà statale, e la banca centrale emette titoli a quel punto che vende ai cittadini, Su un bene scambia. consistente, diciamo. Siamo sì su dei beni che sono consistenti, poi consideriamo che a quel punto la banca centrale, essendo di proprietà statale, essendo l'unico ente, diciamo, monopolista, cioè si crea un'emissione di moneta su dei beni che sono valutati come consistenti. Ma a me a questo punto mi sorge E una domanda, avremmo aspetta. anche una garanzia precisa, perché sappiamo, diciamo, che questi beni Sì. corrispondono, sono emessi tramite titoli di Stato, e quindi sappiamo che quella carta corrisponde a una certa valutazione fatta di oro, argento, diamanti, vodka, di tutto quello lì, riserve agroalimentari, attività di incasso delle tasse, così via. Ma a me, scusa se ti interrompo, a me sorge una domanda molto spontanea. Ma oramai l'Italia, che non gli sono più rimasti neanche gli occhi per piangere, che cosa cavolo è che può mettere a garanzia come valore consistente per un'eventuale moneta, quando oramai ci siamo venduto tutto, abbiamo dato tutto al sistema dei banchieri, della mafia e compagnia bella, abbiamo svenduto tutto, per prendere una carta che non ha nessun valore a prestito indebitandoci anche. L'Italia cosa può mettere? Innanzitutto può iniziare, ti posso dire, la cosa, o proporre la politica all'interno della UE, ma siccome, diciamo, non è assolutamente possibile, le mosse sarebbero uscire dall'euro, oltre che a uscire dall'euro, siccome sono nazionalizzare la banca centrale, siccome, diciamo, sono rimaste nazionalizzare le banche centrali su quel progetto poche riserve d'oro, l'Italia in quel sistema ritornerebbe in possesso delle riserve d'oro. Potrebbe benissimo scambiarle con delle riserve di argento. Le riserve di argento le comprerebbe 65 volte tanto, e con quelle riserve di argento incomincerebbe a ripartire facendo un sistema di silver exchange, che poi verrebbe esteso con gli immobili, quindi arriverebbe una serie di beni che rimangono in garanzia, e quindi di fatto diminuirebbe il valore del debito pubblico. Poi oltretutto consideriamo che con questo sistema, essendoci una garanzia, diciamo, nei momenti di crisi lo Stato può, quando svaluta la moneta, la svaluta rispetto a questi beni. Quando la rivaluta rispetto a questi beni. Noi ci troviamo in una situazione praticamente inattaccabile dalla speculazione finanziaria. Inattaccabile dalla speculazione finanziaria, perché se c'è a quel punto
lo Stato accumula beni, puoi mettere più titoli, può accumulare moneta e puoi avere un deficit, diciamo, più alto, e quindi questo Diciamo che se a un titolo, ovvero un titolo portatore come può essere una banconota, corrisponde un bene effettivo, vuoi anche la finanza internazionale, gli attacchi mirati e tutto quello che è, ma il titolo effettivo di quella moneta, se dietro è coperto dalla sostanza, rimane inattaccabile. Esatto, perché se noi vediamo un po', facciamo un esempio, noi scambiamo, diciamo, tutti gli immobili, oro, diciamo, tutti gli immobili, oro, argento posseduti dallo Stato, hanno, diciamo, un valore che è effettivo, in base a quelli tu emetti effettivamente titoli di Stato, e questi titoli di Stato generano a sua volta moneta. Quindi che cosa succede? Succede che a livello del bilancio di fatto si crea una situazione di inattaccabilità. Perché? Perché se la moneta svaluta io accumulo più beni e svaluta, quindi diciamo riacquista lo Stato in camera più beni, quindi il bilancio migliora se attaccato. Se la moneta rivaluta, noi avremo una situazione in cui per lo Stato è conveniente ripagare il debito. È conveniente ripagare il debito. Se io di tutto questo sistema io ho un dubbio, ovvero una perplessità che forse non è tanto così infondata. Visto che l'Italia nello stato attuale è piena di debiti dovuti al fatto che si è fatto, è vero che l'euro fondamentalmente non vale niente, è un pezzo di carta, però ce lo siamo fatto prestare per tanti tanti anni, pagando anche l'affitto delle monete che ci hanno prestato e pagando anche l'interesse sulla moneta che, pur non avendo un valore effettivo, ci è stata addebitata con tanto di interesse. Allora, cosa succederebbe? Non è che c'è il rischio che poi i paesi dell'Unione Europea, adottando noi un sistema differente con la garanzia dei beni, ci vengano a dire: noi vi pignoriamo tutti i beni che vi sono rimasti, ovvero gli immobili, l'oro e compagnia bella, perché voi siete insolventi e ci dovete restituire dei soldi. Allora a quel punto lì a noi non ci conviene dire così al gruppo dei banchieri: guardate che voi ci avete prestato della carta che fondamentalmente non ha nessun valore. Non ci conviene noi disconoscere il debito perché è tutto una grande truffa, un grande bluff, e mandarli tutti a fare in culo? Sì, il debito può essere disconosciuto e poi consideriamo pure che attualmente per l'Italia noi ci troviamo di fronte a un possesso di debito estero pari al 30%. Che cosa noi abbiamo? Delle immagini che sono delle situazioni particolari. Che siccome diciamo molti appalti in Italia sono stati fatti da tangente, sappiamo cosa ha finanziato quel debito estero. E che cosa praticamente questo debito e che cosa diciamo, che cosa, quali sono gli appalti di fatto della tangente. Ad esempio, noi potremmo dire che questo 30%, una parte di questo 30% ha finanziato la Salerno-Reggio Calabria. La Salerno-Reggio Calabria è costata 10 volte tanto perché non, diciamo, ci sono state queste sistema ha pagato delle tangenti. E se avendo pagato, diciamo, delle tangenti, è un debito che noi non riconosciamo perché è un debito Sì, insostenibile. però in questo caso qui ho capito, se tu no, disconosci tutti i lavori dove c'è dietro odore di mazzetta, disconosci tutto alla fin fine, ma loro ti Sì, possono ma per la dire: legge noi i soldi internazionale comunque te li abbiamo prestati, poi quello che c'è fatto con i soldi, adesso poi no. cazzi tuoi, ti No, per possono la fare. legge internazionale c'è il concetto di debito odioso. Che cos'è il debito odioso? Sono quel debito che praticamente è riconosciuto come sostegno a governi di amici, che si riferisce a mazzette debito privato reso pubblico. Quindi un lavoro pubblico che è stato sottoposto a mazzetta può essere benissimo disconosciuto perché è un lavoro, ci sono state prove che ci sono state mazzette, si riferisce a quelle mazzette, quindi può essere. C'è stato, ricordiamo anche che l'Ecuador ha contestato, ha preso, diciamo, tutta quella
con il presidente Rafael Correa, hanno iniziato a guardare tutta una serie di contratti sul debito e comincia a dire: qui questo contratto è stato fatto con interessi usurai, è stato firmato perché il presidente aveva preso mazzette. Quest'altro contratto addirittura aveva spento, spinto questa cosa dicendo, o ve la piantare dicendo, dice, noi stiamo in modo, anzi, ha giocato paradossalmente il presidente Correa, che cosa ha fatto? Puntando su questa commissione per disconoscere il debito, per vedere quale debito pagare e quale debito no, ha messo pressione ai banchieri. A un certo punto questi banchieri stavano vendendo il debito sul mercato, anzi lui giocava volutamente allo sfascio, perché il governo, entrando Se poi con lo spauracchio tutti vendono, il costo del debito si abbassa e te lo ricompri a un terzo o un quarto del valore sì, originale. lui si è fatto prestare, diciamo, un tasso di soldi, a un tasso di prestito ridicolo. I soldi, diciamo, il 10% dei soldi che gli servivano per il debito pubblico nel Venezuela di Chavez, e ha detto, dice, tu, io ho 100 di debito, tu me ne dai 10 al 3%. Chavez naturalmente, capito il piano, che cosa ha deciso, ha accettato. Lui diceva allo Sparacchi, voi perdete, perdete, perdete i soldi, giù, vendete, tutti vendevano. Lui, entrando sul mercato, ha iniziato a comprare, 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 comprare. A un certo punto, che cosa è successo? Compra che l'Ecuador ha dichiarato, dice, noi possediamo tutto il nostro debito. Quello è Cioè, stato il cosiddetto metodo Capuozzo. Ma quello che voglio dire io non è tanto disconoscere il debito. È vero che l'Italia deve una valanga di soldi, ma se questi soldi fondamentalmente valgono, ma non valgono niente, l'unico valore che possono avere è che le banche negli ultimi 150 anni hanno fatto credere alla gente che quei pezzettini di carta valessero qualche cosa. Quei fogliettini lì valgono solamente perché la massa, ovvero la popolazione, è stata indotta, abusando anche del fatto che poi fondamentalmente i popoli sono creduloni, che quella carta lì avesse un valore, ma quella moneta lì non ha assolutamente nessun valore. sì, infatti non c'è un valore effettivo dietro. Lo stesso presidente della Federal Reserve, lui l'ha detto. Non c'è nemmeno la riserva frazionaria dietro il dollaro, perché il dollaro è semplicemente un pezzetto di carta stampato con un Sì, valore guarda. nominale che vale fin quando lo fanno valere loro con le buone e con le cattive. La stessa cosa è anche con l'euro, per cui io dico, nel caso dell'Europa si potrebbe benissimo dire, ma noi te li ridiamo indietro i soldi, chiaramente non ti diamo indietro euro, perché euro... Noi abbiamo una nostra moneta e chiaramente noi utilizziamo la nostra moneta e noi gli diamo uno della nostra moneta equivalente a tutta la montagna di carta che dobbiamo loro, perché tanto è la loro montagna di carta. Se andiamo proprio a vedere nel dettaglio, non ha nessun valore. Dov'è il valore? Sì, Cos'è che dà valore all'euro? Lo dà il fatto che ci è stato imposto di utilizzarlo come moneta di scambio. È un obbligo che, però, nel momento in cui questo obbligo cade, quella lì diventa carta che non va bene neanche per accenderci il camino. esatto, ma questa moneta di scambio a questo punto c'è un sistema, diciamo, che hanno brevettato i messicani, molto interessante. Che cos'è che ha portato, diciamo, a un incremento del peso verso il dollaro, il peso messicano? Che è il sistema di questo della moneta d'argento, che era anche lo stesso sistema che aveva utilizzato, diciamo, il re Ferdinando II di Borbone. Che cos'era? Loro dice, diciamo, che io faccio, diciamo, una nuova lira d'argento, coniata in argento, coniata dalla zecca, e questa una lira d'argento corrisponde a 10.000 euro. Corrisponde a 10.000 euro in termini, corrisponde a 10.000 euro in È termini di che poi valore. varrà anche molto di più, perché l'euro fondamentalmente è solamente carta.
Cioè, tanto, anzi, carta che inquinando anche perché l'inchiostro e compagnia bella non ha nemmeno il valore intrinseco della carta, perché comunque sia è uno spreco e anche un danno per l'ecologia. Sì, esatto, no, ma poi a parte questo, i messicani hanno intervistato questo sistema e si sono proprio ritrovati ad avere una situazione migliore. Ma questo fatto che è iniziato negli ultimi 50 anni in alcuni paesi, è venuto dopo in quei paesi, sta avvenendo ora, che ci fanno utilizzare delle monete che sono solamente un pezzo di carta che non hanno nessun valore intrinseco, ci fanno usare questi pezzi di carta. Ma non può essere dovuto dal fatto che in questo modo ci sono delle lobby che si arricchiscono enormemente stampando di loro quei fogliettini di carta e poi andandoli in giro a Sì, postare, a piazzarli. con la riserva frazionaria, avendo una base possono stampare più moneta, addirittura hanno ridotto anche i requisiti di liquidità per le banche con Basilea. Quindi posso dire, una banca di fatto diventa instabile per natura. Ma infatti il problema riguarda tutto, che si volge tutto su questo grosso schema Ponzi, in cui dice lo Stato, nel senso la banca centrale presta uno alle banche, le banche prestano, tramite quest'uno prestano 10 alla popolazione, prendono altri 10 e rimettono tramite deposito e rimettono 10 tramite deposito e le banche a sua volta prestano altri 100, cioè è un sistema anche costituito tipo un cassetto di carta che genera anche inflazione. Invece, se noi passiamo a un sistema come il mio, in cui diciamo, lo Stato dice ho 300 miliardi d'oro, 300 tonnellate d'oro, 300 d'argento, 100 immobili, 100 musei, e in base a quello che ha, emette moneta, noi ci troviamo di fatto che il titolo emette, diciamo, moneta, il titolo è garantito al 100% dalla quantità di moneta. Dopo, che cosa succede? Che noi abbiamo che naturalmente l'immobile può crescere al tempo zero, abbiamo che 100 in patrimonio diventa 100 moneta. Vediamo una situazione in cui ad esempio gli immobili crescono, l'oro cresce e diciamo, Sì, quello che vuoi l'argento dire cresce. è che la moneta rimane anche legata all'indice di inflazione o deflazione del paese. Sì, rimane legata, ma mettiamo che ci troviamo che tutti i valori crescono, noi che cosa succede? Succede che noi abbiamo visto, è messo a 100, però che cosa succede? Noi ci troviamo in una situazione in cui tutti i valori crescono, quindi succede che il mio patrimonio, che al periodo 0 sarà 100, nel periodo 1 diventerà 110, però la moneta, il valore nominale, avrà un valore pari a 100, quindi noi avremo maggiori investimenti sul mercato perché è ultra garantita. Se invece questi valori diminuiscono, secondo me attualmente almeno per oro, argento e diamanti rimane alquanto difficile che questi valori possano diminuire, anche perché diciamo che le riserve di argento sono in declino. Noi ci troviamo al contrario in una situazione in cui gli investimenti uscirebbero, ma per trovare questa situazione, noi dovremmo trovare una situazione in cui lo Stato fa la situazione speculativa particolare, perché significa la carta che si rivaluta rispetto a quella che è il valore dietro garantito dai beni effettivamente esistenti da parte dello Stato. Quindi risulterebbe una situazione anzi piuttosto difficile. E oltretutto noi consideriamo che siamo in un periodo, diciamo, deflazionistico, quindi questo sistema andrebbe stabilità. Oltretutto consideriamo anche che nel mio schema creato noi abbiamo una banca centrale che fa anche la banca commerciale, che presta e diciamo, offre depositi e prestiti, quindi diciamo, passeremmo alla moneta elettronica e non esisterebbero altre banche commerciali. L'attività privata in ambito finanziario sarebbe legata
alle società di gestione del risparmio, alle assicurazioni, ai vari fondi di investimento e fondi pensione, ma non esisterebbe nessuno, quindi noi avremmo separazione, avremmo moneta elettronica, ma questa moneta elettronica sarebbe più forte in quanto garantita da qualcosa di reale. Poi la moneta si inflaziona, perde valore, però la consistenza del bene rimane quello, e lo Stato può, diciamo, fare a quel punto monete, a quel punto politiche anche espansive, politiche di welfare e così via. Quindi, e poi anche gestire direttamente la leva del credito, e quindi diventerebbe un controllo effettivo sulla creazione di moneta. Beh, in questo caso si ritornerebbe indietro a una situazione come quella, perché per esempio persisteva in Italia, nel sud Italia, quando ancora regnavano i Borbone. Esatto, che era una situazione seria, perché ricordiamo che lo Stato delle due Sicilie aveva una riserva monetaria pari, dico, a circa, dico, 3 volte quella di tutti gli Stati messi insieme. Noi torniamo, diciamo, torneremmo, dico, a quella circolazione di moneta, le preveremmo ai banchieri, diciamo, il potere tramite la riserva frazionaria, e noi creeremmo un'economia più agganciata al reale e meno al mondo finanziario, perché il mondo finanziario, controllando, diciamo, direttamente tutta la circolazione della moneta e i mezzi di pagamento, e stroncheremmo proprio, dico, la creazione di base monetaria, e avremmo una riduzione dell'inflazione, una riduzione delle imposte molto molto, diciamo, molto 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 forte. E oltretutto ci sarebbe anche uno strumento che permetterebbe di, diciamo, cadere le tensioni, diciamo, sull'esterno, perché potremmo benissimo dire che lo Stato, quando si trova in difficoltà, svaluta la propria moneta rispetto ai beni reali, e quindi rispetto a qualcosa che esiste. E quindi di fatto, ecco, corrisponderebbe di fatto a una rivalutazione delle proprie garanzie rispetto a quella lì che è la moneta reale. Il valore nominale degli stipendi rimarrebbe tale e quale, però la tensione verrebbe sfogata all'esterno, non verrebbe sfogata all'esterno, all'interno, perché ricordiamoci che il sistema europeo porta automaticamente a una rivalutazione dei a una A svalutazione del a una svalutazione dei salari. Con il mio sistema non esisterebbe, perché esiste difficoltà, tu potresti benissimo dire: prima per 100 grammi d'oro te li pagavo, per esempio, un sesterzo, adesso 100 grammi d'oro valgono due sesterzi. Quindi questo naturalmente crea, diciamo, fatto rivaluta le garanzie. Rivaluta le garanzie, rivaluta tutto il sistema, e naturalmente sarebbe patrimonio dello Stato a fronte di emissione di moneta. Quindi, diciamo, crea un sistema fondamentalmente più sano, meno agganciato alla finanza, e oltre avremmo che si sfoga. Perché se noi vediamo anche quello che adesso succede in America, in tutti gli stati, noi ci troviamo che da circa 30 anni dalla fine dell'uscita l'oro e l'argento crescono in maniera così massiccia. Quindi se noi valutassimo i salari rispetto a cui, come si valutavano una volta, in base alla quantità d'oro e argento che si possono comprare, e tutti i beni, ci troviamo di fronte a una situazione fortemente deflattiva. Noi siamo in deflazione. E l'unica cosa perché rispetto all'oro e all'argento tutto cala, è un'inflazione di tipo nominale, ma quello che potevi comprare con oro e argento è molto 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 di meno rispetto a quello che E anche perché tutti i beni che hanno una presenza fisica
hanno anche un loro valore legato a quello che è la popolazione mondiale, perché quindi più aumenta la popolazione mondiale, più aumenta il valore dei beni fisici del nostro pianeta, perché questi beni vengono contesi da più persone, per cui è Sì, anche ma non è positivo. solo quello, ma anche un altro discorso, che oltretutto che l'oro e l'argento storicamente, assieme ai diamanti, assieme, posso dire, a immobili, a patrimonio dello Stato, erano considerati, storicamente sono stati considerati come moneta. Sì, no, Quindi. appunto per quello, però se ci sono nel pianeta 5 milioni di persone e vogliono oro e argento, è diverso qua che ce ne sono 5 miliardi che vogliono oro e argento, per cui più aumenta la gente che vuole mangiare nello stesso piatto di pasta e più quel piatto di pasta aumenta di valore. Poi c'è anche da dire, è vero che l'oro aumenta di valore e l'argento aumenta di valore, ma è un aumentare di valore apparente, perché in realtà l'oro e l'argento più o meno hanno un valore stazionario, in realtà diminuisce perché viene anche estratto, ma Però l'aumento considera che apparente dell'oro è dovuto dal fatto che la moneta di paragone, ovvero dollaro, euro, è una moneta che va giù a picco perché si stampa. E poi se ne può stampare sempre di più, le monete. sì, ma tu considera che È comunque molto noi più difficile estrarre l'oro dalla miniera che stampare altra carta. considera, diciamo, che oro e argento, diciamo, hanno, noi sappiamo a livello mondiale, hanno una quantità fissa, quindi arriverà un certo punto in cui tu hai estratto tutto l'oro e l'argento al mondo, mentre la carta, tu non esiste limiti, anche quando avrai estratto tutto l'oro e l'argento al mondo, tu puoi stampare quanta carta ti pare, quindi arriverà un certo punto in cui comunque l'oro e l'argento arriveranno una quantità fissa. Quindi la crescita anche generata da un sistema come da me definito rimane una crescita, diciamo, anche a livello di inflazione costante e sostenibile anche a livello monetario e contabile, cosa che in una crescita generata dalla stampa di carta non è assolutamente sostenibile. Lo stesso Warren Buffett dicendo, dice, certo dice, siamo furbi gli americani, paghiamo beni con carta straccia, basta che stampiamo carta e diciamo via, il che è una cosa praticamente assurda. È una cosa assurda, però sta E quella. funzionando anche perché l'America è bravissima anche per mezzo di strumenti di egemonia geopolitica a far valere la propria carta come fosse oro. Sì, esatto, anche per cose storiche, perché dollar is good as gold, they used to say, loro dicevano durante la fine della seconda guerra mondiale. Addirittura c'è stato un periodo che sull'oro poteva essere, il dollaro poteva essere convertito in oro. Quindi diciamo, questo è stato un grosso problema storico. Comunque staremo, insomma, staremo a vedere. Io so, comunque ho la mia precisa idea e diciamo, ritengo che il mio sistema potrebbe essere sicuramente molto meglio perché ci sarebbe una consistenza reale. Certo, Esiste un un palazzo massimo storico. a un fiorino, ammettiamo, che viene gestito esattamente come è gestito adesso l'euro, o ancor peggio come fu la lira nei tempi che noi conosciamo della nostra generazione, il danno potrebbe essere veramente immenso, perché noi andiamo a sostituire una moneta effimera, piena di problemi, di proprietà, non delle banche, con un'altra moneta che a tutti gli effetti, con molta probabilità, sarebbe comunque non di proprietà dello Stato, quindi non si acquisterebbe nemmeno la sovranità monetaria. Però a tutti gli effetti sarebbe una moneta senza alcun valore intrinseco, per cui nel momento in cui gli altri paesi europei non l'accettassero, quella moneta lì non varrà neanche i soldi della carta su cui è stampata. Per cui è chiaro che Ma un io piano non come il tuo sono ha delle basi capace. solide e molto più consistenti rispetto a come abbiamo sperimentato in passato, una moneta con un valore solamente nominale. Sì, è chiaro, perché esisterebbe, poi consideriamo che se noi passassimo direttamente a questo sistema,
Noi a quel punto noi ci troviamo di fronte che emettiamo subito nuovi titoli garantiti e con questi titoli riferiti alla popolazione italiana. La popolazione italiana compra questi titoli e questi titoli naturalmente hanno un valore maggiore rispetto ai titoli vecchi e quindi c'è denaro fresco sul mercato, si può comprare, comprare, comprare in maniera abbastanza anche veloce, ricomprare i titoli vecchi e si pagano un decimo del valore, perché a questo punto avremmo una garanzia che è reale, la presenza di riserve oro, argento, diamanti, immobili storici, per dire, se noi creiamo questo sistema, la proprietà è statale, abbiamo gli Uffizi, un titolo di debito garantito dalle opere d'arte degli Uffizi, certamente vale di più di un titolo di debito garantito da nulla. Ma poi nel caso anche volessero adottare questo sistema a paesi che non hanno opere d'arte oppure non hanno una riserva aurifera, si potrebbe anche fare così, nel senso che il produttore di vodka, lui va dalla banca e dice: io nel mio cavò ho tot bottiglie di vodka. Fanno il controllo, verificano e tante bottiglie di vodka corrisponde una quantitativo predeterminato di emissione di moneta sonante Sì, legata a quel quantitativo che esiste, è esatto. stato depositato nel cavò. Che Sì, esatto, possiamo fare anche questo qui, è quello che è stato questo poi di effettivamente. fatto in tanti paesi già si sta adottando. Sì, di fatto già si sta adottando, può essere fatto poco. Certo, nella cintola del pellegrino rimane più difficile di fare, perché la vodka avviene fisico, insomma, la figa, insomma, c'è cioè una donna da depositare nel cavo risulta più difficile, però per dire, ad esempio, depositare l'oro per una quantità di moneta, i diamanti per una certa quantità di moneta, può comunque generare riserve, può, oltre a quello, parliamoci chiaro, non solo quello, ma abbiamo tutta una serie di cose, tipo ad esempio hai una... Che posso dire, ha un parco agricolo, cioè le monete, le opere d'arte possono essere più disparate. Poi sulla base, la garanzia, l'importante è che quella popolazione del posto abbiano un valore considerato comunque effettivo. Per cui il consiglio che si potrebbe dare a tutti gli italiani è di diffidare nel tenere oro o qualsiasi altra moneta attualmente in commercio, perché quella moneta lì non ha un vero valore effettivo, è tutto un grande bluff. Voi, se volete sbarazzarvene, comprate dell'oro, vi sono anche dei siti internet che vi permettono di comprare l'oro online e ve lo tengono in un cavò all'estero, ve lo tengono loro con la Beh, massima protezione. io sarei molto di più perché siccome diciamo sull'oro, io sarei molto di più di comprare direttamente i lingotti d'oro. Ricordiamo insomma che questo è un servizio anche insomma che faccio io e che ricordiamo che in Bulgaria la banca vende diciamo direttamente oro fisico, le banche vendono direttamente monete, Sì, oro. addirittura nei banchi di cambio in Bulgaria ho visto che viene commerciato direttamente oro, oro per moneta, moneta per oro, questo tranquillamente nei banchi di cambio, con i Sì, esatto. lingottini di varia caratura. Sì, esatto. Quindi siccome diciamo, noi apprezzo diciamo, di una commissione, noi che cosa facciamo? Noi naturalmente andiamo in Bulgaria, compriamo il quantitativo d'oro richiesto, e poi quando noi veniamo alla domanda, e poi lo spediamo direttamente a casa. Questo è un servizio extra che propongo io. Faccio un arrivo, vado, faccio gli acquisti e lo porto, diciamo, direttamente a casa della persona. A questo punto, che consiglio vuoi dare a tutti coloro che ci seguono da casa? Insomma, cioè non tenere a meno attualmente, dico, visto che ci sarà, diciamo, stanno tentando di mandare questo progetto per la Luca di
tentare, se si hanno ancora dei risparmi, di tentare di detenere oro, argento, diamanti, perché molto probabilmente ce ne sarà bisogno. Diciamo, col tempo ci sarà una costante rivalutazione. Mentre invece i titoli, noi sappiamo benissimo che i titoli sono una garanzia di soldi che ci sono stati prestati, ma questi soldi, essendo puramente carta, anche quei titoli, se si va a vedere appena da nuovo, sono altrettanta carta e hanno lo stesso valore dei soldi che ci sono stati prestati. Per cui abbiamo sui due piatti della bilancia titoli e sull'altro soldi con un valore effimero. Per cui ragazzi, se volete salvaguardare le vostre tasse, salvaguardare le vostre tasche, salvaguardare la vostra finanza, tenetevi in casa qualche cosa che abbia un valore. Se non è oro, tenetevi in casa delle tavolette di cioccolata, che male che vada, ve le mangiate. Perché fin quando voi vi tenete sotto il cuscino della carta, quella carta lì, da un giorno all'altro, potrebbe anche non valere più niente. E già adesso non vale più niente. Il valore che gli viene attribuito, un valore che è dato solamente dalla collettività. Poi il valore, se vediamo il valore reale, vediamo quello che l'oro che potevi comprare una decina d'anni fa e quello che puoi comprare adesso, oppure l'argento, non vediamo che esiste un forte decremento del valore. Ricordiamo pure che per indicare, diciamo, il declino di una civiltà, l'impero romano iniziò a declinare quando Nerone, per sopperire alla mancanza di liquidità, si svalutò il valore reale della moneta rispetto all'oro. Quello è stato il primo tentativo di contraffazione, perché quando tu dici no, dici questo non è più, questo per essere 10 è 9, è già lì, tu fai una contraffazione. Sì, è stata la prima contraffazione di Stato. Quindi ragazzi, visto che è già successo che da un giorno all'altro della carta a cui tutti attribuivano un valore non ha più, ha perso tutto il valore che aveva, non tenetevi in casa cartaccia, se non giusto quel piccolo quantitativo per andare avanti alla giornata. Sì, infatti, quello lì, se si hanno dei risparmi, consiglio oro, accumulare oro, argento, diamanti, via, Scatole di insomma. pomodoro, cioè qualsiasi cosa che non sia nell'immediato deperibile, tenetevi in casa qualche cosa che abbia un valore, perché i soldi, più il tempo passa, più si svalutano, perché chiaramente se ne stampano sempre di più, mentre invece il bene che non è deperibile, quello si apprezzerà sempre di più, perché prima o poi qualcuno ne ha la necessità, ne ha bisogno, e allora diventa una merce di scambio. Poi consideriamo che anche l'oro e l'argento le puoi estrarre, ma a un certo punto a livello mondiale noi ci troviamo in una situazione in cui l'oro e l'argento finiranno. Sì, certo, c'è anche quel discorso lì. Quindi diciamo che sono quantità comunque finite, quindi a un certo punto finiranno, ecco. Ok ragazzi, la puntata finisce qua. Spero di aver fatto cosa gradita a tutti, discutere su questo argomento interessantissimo. Se volete lasciare un commento, potete farlo sotto questo video. Patrizia, a te la parola per salutare tutti quanti. Saluto tutti e se c'è insomma richiesta e necessità di acquistare oro, argento anche diciamo in quantità piuttosto elevate, noi facciamo insomma questo servizio a prezzo di una modica commissione e li spediamo direttamente a casa, ecco. Saluti a tutti! Saluto a tutti.